posto. Tutto bene? Sì. Clara, sta bene? Il cuore, signora, il cuore, mi raccomando. Benvenuto, Alessandro. Ben trovata, grazie. Tornerai presto su Rai 1 domani sera con una nuova fiction, una nuova serialità molto potente, sì. Tanto suspense, tanta adrenalina, blackout, vite in sospeso. Esattamente, sì. È molto è innovativa nel senso che è un disaster movie, cioè è un genere che difficilmente si ritrova nella TV generalista o comunque in una serialità non comoda. Tante componenti legate a intrecci tra personaggi, come se Agatha Christie avesse un po' così messo le mani in pasta attraverso personaggi molto complicati. Ci sono delle situazioni di sospensione, di mistero legate al fatto che ci si trova in un albergo rinchiusi a causa di un cataclisma sulle montagne, che sembra essere una delle classiche situazioni in cui una situazione di restrizione obbliga delle persone a rimanere rinchiuse aspettando i soccorsi. Il problema è che i soccorsi tardano prima e non arrivano, per cui il problema viene spostato non più tra quello che succede attraverso questi personaggi, ma del fatto che intorno a questa montagna del Vanoi sembra che siano rimasti loro come unici superstiti di un mondo che non si sa bene come sta finendo. Questo tipo di trama mi ricorda molto un evento recente di attualità di Rigopiano, certo. Quindi di fatto poi vedete sempre che la fiction racconta il cuore, l'occhio e la lettura sono stati immediatamente legati e connessi a quella vicenda così drammatica. E per te un ruolo che è una nuova sfida, sì. Perché è stato difficile senz'altro realizzare tutta la fiction, ma anche per voi non è stato facile convivere. È stata prima una, di parlarne un'avventura però un'avventura nell'avventura, 13 immagino. Settimane isolati dal mondo. Dura. Ma non sarai l'unico a raccontarmi com'è andata, eh? Sì. Rispetto a questo tema sono molto curiosa di scoprire anche gli altri che certo. Lavoravano con te cosa ne pensano. Scopriamo un po', facciamo un piccolo excursus dei vari personaggi che Alessandro Preziosi ha interpretato, perché subito dopo voglio dirvi qual è il suo più grande desiderio. Non so se a teatro o in televisione, ma ce dovunque. Lo dirai. Ah, dovunque. Se ho capito quello a cui ti riferisci, anche nella vita di tutti i giorni, sai? No. Godetevi Alessandro Preziosi intanto. So let me live. Tanta roba. No, io tutte le volte che vedo, grazie a chi ha realizzato, come sei seria, che vedo questi, questi contributi celebrativi, e mi ricordo le circostanze in cui ho sviluppato quei momenti della mia vita in funzione del lavoro, ma non solo del lavoro, ma di tutti gli incontri fatti, di tutte le letture fatte prima di affrontare qualunque personaggio, anche a caso, no? E mi ricordo per ogni personaggio fatto il libro che mi ha accompagnato come suggestione che mi permettesse un'avventura del pensiero. Perché e quindi che libro recita leggeresti per il personaggio che ho letto vorresti interpretare, quello di una donna? Ah, certo, sì. Beh, Madame Bovary, penso che sarebbe il libro e il testo più significativo, ma perché la donna come aspirazione, credo generica, di un uomo sia quello di capire che cosa c'è nell'ossatura del pensiero di una donna, no? Visto che è così difficile che queste, come diceva Troisi, no? L'uomo e la donna sono persone meno adatte a sposarsi, perché sono veramente molto diverse. Poi
questa differenza negli anni si è trasformata in tutto quello che è sotto i nostri occhi, a volte in violenza, a volte in amori non corrisposti, in separazioni lampo di persone che si sono promesse amore per sempre e poi si sono separate. Quindi io sarei curioso come attore di interpretare un ruolo femminile, perché vorrei scoprire quella sensibilità che credo ogni uomo ha dentro di sé, che una volta che evapora e la tira fuori può darsi che possa capire meglio la vita. Penso, no? Dopo questa... Guarda, io stamattina ho fatto una seduta spiritica. No, no, stamattina, non è lì che noi andremo a parare. Io faccio la prima, la terza domenica del... Non so, scherzando, no, dai, no, andiamo. Nel senso che questo tavolino, no, sì, in realtà ci vuole un po' ricordare... Io sono daltonico, per cui devo mettere gli occhiali. No, noi non tracceremo nessun destino. Sì. Più che altro queste carte ci restituiscono delle domande. Ma adesso che abbiamo parlato di libri che accompagnano l'evolvere poi di un personaggio, sì, che poi tu porti sullo schermo a teatro, io adesso le rifarei tutte quante, ci metterei dei titoli dei libri. La prossima volta ci pensiamo. Mm. Ti chiedo di pescare una carta per ogni colore. Ok. Comincio... Di metterle da parte. Dal blu. Okay. Sai, quello proprio daltonico. Dal Dove? Grigio. No. Dal... verde. Sei daltonico? E dal bianco. Ok, prendiamo anche questa, così le facciamo tutte. Un attimo, però aspetta, si vince qualcosa, perché io gioco come quando faccio con i miei figli, io gioco solo se si scommette qualcosa, se non... c'è una perdita di tempo, ti lascerò vincere. Mischio, fammi mischiare, vai. Mischia. Tanto alla fine è il pubblico che vince te. Eh? Il pubblico vince te, ah, io non vinco la signora, niente. La signora magari vince. La signora Clara vince te, beata Vai. Lei. Però, ok, allora, cominciamo dalla carta rossa e vediamo cosa ci regala Napoli, che è la tua città. Wow. Quanto ti somiglia, quanto Napoli c'è dentro di te? Io credo di dover tantissimo alla mia città, e non lo dico retoricamente o perché sono d'accordo col comune di Napoli. Credo che sia una città che mi ha dato la possibilità di scoprire la bellezza della fragilità delle contraddizioni. Cioè, contraddirsi non c'è niente di male se capisci la ragione dell'altro e ritorni sui tuoi passi. Io credo che ci sia un grande movimento a Napoli, l'ho vissuto a scuola, nella mia adolescenza, grazie a tutte le bellezze che i miei genitori mi hanno permesso di vivere. L'ho vissuto guardando Edoardo, rivisitando Totò, e io sono visitato da Napoli, sono proprio visitato in continuazione, e quando sto un po' giù di morale o quando proprio non ne posso più, ecco che Napoli sale come un'eruzione. E la cerchi, e la cerco, ci vado, la leggo. Adesso mi è capitato di girare un film che si chiama Shakespeare, re di Napoli, addirittura in un napoletano inventato, antico, e quindi puoi immaginarti come anche solo un suono, è come uno chef che entra in una cucina, sente un odore e riconosce tutto quello che c'è dentro. Ecco, per me Napoli è così. Che vado ad alzare perché c'è la toga. Pensa, l'ho lasciata adesso qui nel camerino, perché quando vengo in televisione me la porto sempre, che è l'occorrenza. Così, scaramanzia. Oppure per interpretare quel ruolo che hai voluto abbandonare all'improvviso. Beh, in realtà poi non l'ho mai, cioè la toga non l'ho mai messa, non ho mai fatto il giuramento, mi sono laureato, ho lavorato come assistente all'università, perché il fratello di mio padre, che anche lui non c'è più, insegnava diritto tributario, quindi ho cercato in qualche modo più che altro di occupare un tempo che diversamente non avrei avuto modo di occupare. Cioè, ci sono alcune persone che hanno una tale velleitarietà, come l'ho avuta io, nel cantare, nel scrivere di racconti, nelle imitazioni, in tutto quello che era tutto velleitario. Sì, ma il giorno in cui tu sei andato dai tuoi genitori e gli hai detto a 24 anni a Capri, io non voglio fare l'avvocato, cosa è successo? Sapete tutto, eh? No, e che cosa è successo? Ogni volta che racconto questa storia aggiungo un pezzo inventato di più, ormai è diventata una saga. In a realtà, me fa piacere, in realtà, così, sì, era Capri, era la fine delle vacanze, poiché si dice che i ragazzini durante l'estate crescono di più, no? Te li ritrovi alla fine. Anch'io quell'estate del 1998
mi sentivo pronto per affrontare i miei genitori, parlargliene, e diciamo che nel momento in cui dissi, ho deciso di fare l'attore, credo che uno dei miei fratelli sorrise sotto, fece quelle risate tipo... E lo sguardo dei miei genitori fu molto serio e le parole seguirono quella serietà in maniera, adesso la dico in maniera un po' dura, ma probabilmente non è andata così, mi dissero sappi che una volta che decidi di superare la soglia di casa non sarà così semplice ritornare indietro. Quindi ti assumi la responsabilità, ti assumi la responsabilità di farlo. E devo dire la verità, col senno di poi non credo che se mia madre e mio padre mi avessero così spianato la strada, come molti genitori fanno, dicendo vai provaci, no? Non credo che avrei fatto quella scelta. È stato proprio quella, diciamo, quel guardarsi negli occhi e darsi un appuntamento al di là della soglia verso il mare. Hai raccolto il guanto di sfida? Ho raccolto il guanto di sfida e oggi devo dire la verità che grazie alla sensibilità e all'educazione che ho ricevuto nelle scelte fatte, mi sento estremamente soddisfatto. Noi li ringraziamo perché ci hanno regalato tramite te momenti indimenticabili come questo, un ruolo molto bello in Mine Vaganti. Ah. Comunque avete capito bene? Sono gay, omosessuale, finocchio, frocio, ricchione. Bravo Antonio, sei simpatico. Ma che stavamo dicendo prima? Io voglio mettere tutto in chiaro, papà. Tu non vuoi capire. Non ce la faccio più. Non ne posso più di nascondermi. Antonio, adesso basta, smettila. Io non posso smetterla, mamma. Le cose stanno così. Mi dispiace per tutti voi. Tommaso, scusa. Raffaele, per il contratto societario è tutto a posto. Che fai? Passi tu dal notaio per prendere l'appuntamento oppure ci vado io? Cosa diranno domani in città? Fra poche ore lo sapranno già tutti. Cosa gli dirai quando li incontrerai per strada? Cosa? Ma perché mi fai questo? Giorno, tu hai varcato quella soglia. Che grande questo amico e attore era Ennio Fantastichini. Sì, a cui guarda, grazie. Proprio... Ti manca tanto il cinema italiano. Sì. Sì. Torniamo a quel giorno, varchiamo la soglia insieme a te. Oddio. E ci trasferiamo direttamente a Milano, dove tu sì. incontri una persona che è stata un tuo grande amico. Sì, Alessandro Cecchi Pavoni, parli di lui. Dimmelo tu. No, perché che pensi che mi hanno dato una mano lì, per fortuna ce ne sono stati tanti. Devo dire la verità che la prima che mi accolse a Milano, velocemente racconto questa cosa, era un'amica di mia madre, la quale appena arrivai a casa mi diede il seminterrato di una casa che era a Milano, vicino allo stadio. E a San Siro e mi disse ti do 15 giorni di tempo, dopodiché ti devi trovare una sistemazione. Sì, però che bella accoglienza, ragazzi. Cazzarola. Invece dall'altra Alessandro, che avevo conosciuto in una trasmissione televisiva, quando arrivai a Milano mi accompagnò a fare l'audizione all'Accademia dei Filodrammatici e devo dire la verità, l'Accademia era vicino Foro Bonaparte dove lui aveva un appartamento, un residence e non me la passavo bene e quindi molto spesso non avevo la possibilità di mangiare bene, non è che non mangiassi, ci mancherebbe. E lui mi ha sempre sostenuto, mi ascoltava, è venuto a vedere il mio saggio, è un amico a cui sono molto grato per la fiducia, che così ti senti spinto avanti da una mano amica. Bello. Andiamo avanti con le carte. Lo specchio. Ah. Allora, lo specchio. Il famoso tale e quale, come si dice a Napoli, giusto? Lo devi dire tu. Vabbè, rifacciamo, arriti. No, aspetta. Io volevo andare da un'altra parte, ma se tu vuoi andare lì, per me va bene. No, perché mi fanno ridere certe espressioni napoletane come lo specchio, tale e quale, l'ascensore. Tu sai come si dice l'ascensore? Lo sapevo, l'ho dimenticato. Qualcuno lo sa in studio?
Come si dice ascensore napoletano? Si dice tram a muro. Tram a muro. Quando, uno dice perché sei tanto legato a Napoli, ma quale espressione più incredibile e futurista? No, tram a muro, perché proprio lo vedi. È una prospettiva quasi alla Christopher Nolan, no? Perception, proprio tram a muro. No, più che altro mi interessava sapere cosa vedi te quando ti vedi allo specchio. Ah, beh, io credo che lo specchio dipenda semplicemente dalle luci. Io credo che ci siano posti dove gli specchi restituiscono un'immagine molto, molto benevola rispetto a quello che in realtà è. Mm-hmm. E ci sono altri specchi, tra cui quelli che io frequento, tra casa mia a Roma, a Napoli, in altri posti, forse a Capri, no? Dove invece lo specchio non mi restituisce niente di buono. Quindi non ho un buon rapporto con... cioè, sono vanitoso, ma... Ah, sei vanitoso? Non potrei fare il lavoro che faccio, ma sai, io sono un vanitoso nel pensiero, non sono un vanitoso esteticamente, cioè non perdo tempo a cercare di, così, di imbellettarmi, non uso creme, non sono capace di pettinarmi, però nel pensiero sono molto vanitoso, perché... ritengo che a dare le risposte giuste sono tutti bravi, e a fare le domande che invece che interessano, che è difficilissimo. È difficilissima questa cosa. No, però è vero, cioè, quindi quello sì, sono forse sì, vanitoso mi piace, piuttosto che presuntuoso, arrogante, quelle robe lì. C'è molto di facile scambio. Dire questa frase. Quindi, se vuoi, visto che si dice o tale e quale. O tale e quale. E visto che tu sei molto bravo. Sì. Nelle imitazioni. Sì. E visto che tale e quale sta qua dietro. Ah, dici. Ti va di, che ne so, che cosa, come ti avrebbe raccontato Troisi? Cosa avrebbe detto di te Troisi? Guarda, Alessandro Preziosi, che comunque, cioè, è una persona speciale, perché mi ricordo che era un costruito. Però... tu pensa, io facevo... c'era un film, Non ci resta che piangere, e tutte le sequenze delle scene le facevo praticamente uguali. Cioè, facevo Benigni e Troisi. Ma li facevo proprio uguali. C'era la famosa scena che stanno a tavola, no? Che lui dice, noi si va per... c'era la... la Peinado, no? Che era vestita da Amazzone per fermare Cristoforo Colombo. Allora stanno lì seduti al tavolo, allora fanno finta di mangiare, eccetera, eccetera. Allora Benigni, per così cercare di uscire dall'imbarazzo, fa noi, insomma, noi siamo di Madrid. No, Madrid siamo, e lei fa a Troisi, fa e tu di dove sei? E lui lo guarda, Troisi fa Ugualos. Aspetta, allora lui, perché si sa che quel film era un film fatto di improvvisazioni continue, allora Benigni infierisce e fa, che si dice a Wallace? E lui si pensa, fa, Olé. Era un genio. Comunque, insomma, era molto... Edoardo nelle tue vene. Guarda, cara Francesca, Edoardo aveva... nei miei confronti una speciale, lui lo guardava in televisione, me lo ricordo ancora. Era particolare Alessandro. Era un ragazzino che si metteva sotto il letto dei genitori e il sabato sera guardava in Natale in casa di Cupiello mentre i miei genitori si addormentavano. Io me lo ricordo dalla televisione, lo vedevo lì seduta a terra. Vabbè, dai, mi fate emozionare, lasciamo perdere, basta. Sì. Anche perché non faccio imitazioni da... No, aspetta, dai, l'ultima che ti chiedo. Bombolo. No, ma che vuoi che te dica del bombolo? Anche perché, poveraccio, cioè, su tutte le cose dove si può evocare bombolo, c'era sempre la cosa che lo menavano, no? Ma che tu hai fatto che mi vieni sempre? Mi riempi di botte! Che poi ho avuto la fortuna di... Grazie. No, bravo te, Alessandro! Ho avuto
Ho avuto la fortuna di conoscere Enzo Cannavale, che era un suo che è scomparso un po' di anni fa, e questo è stato un leitmotiv nella mia vita incredibile. Tutte le volte che io ho amato profondamente qualcosa o qualcuno, una situazione, un contesto, un luogo, nella mia carriera, che ne so, io ascoltavo Baglioni e ho cantato con Baglioni, imitavo Bombolo e ho conosciuto Enzo Cannavale, volevo fare i gorgheggi che faceva Freddie Mercury a Wembley, e mi è capitato a Piazzale Loreto in una circostanza di un concerto fatto per il Papa Ratzinger. Io c'ero. Tu c'eri? Ero tra di loro. Ok. E ti ho ascoltato. E c'erano 500.000 persone, di cui chiaramente non tutte, ma almeno 100.000 avranno giocato con me. Sì. E questo, quando ti dico l'avventura del pensiero, no? Quando il pensiero è dedito veramente a qualcosa che ti appassiona, al di là del fuoco, sacro fuoco, della passione, di fare l'attore, quelle sono cose che muoiono, che rimangono lì come pretesto, come alibi. È quello che guadagni dopo che ti porta a far rivivere quello che tu hai amato veramente. Quindi scopri di aver amato veramente quelle cose. Carta verde. Carta verde, sì. Hai evocato Freddie Mercury. La speranza. La musica. Ah, wow, pensate. Andiamo direttamente a Sanremo. Così. Tac. Lasciarsi quando è finita e vivere ogni istante fino all'ultima emozione, così saremo vivi. Wow, che coraggio, vi posso assicurare. A proposito di coincidenze, per la mia comunione ricevetti un giradischi, che sapete cos'è il giradischi? Che la nuova generazione forse non è una cosa che tosta il pane, che tosta i dischi. No, il giradischi, a parte gli scherzi, mi fu regalato un vinile che è dal titolo Insieme, Gino Paoli e Vanoni. Mai potrevo immaginare che un giorno mi sarei ritrovato insieme ad Ornella Vanoni al festival di Sanremo. Ma al di là del Festival di Sanremo, che per me è una cosa sadica. Cioè, io trovo che il Festival della Canzone, la musica, che è una cosa così liberatoria, così divertente, solo che tutti i musicisti, tutti i cantanti, figurati uno che non fa il cantante, quando arrivi lì ti paralizzi. Infatti con Niki Nicolai mi venne un orzaiolo che mi dovevo mettere una maschera col tubo, perché era imbarazzante l'emozione, che diceva: no, ma figurati, no, ma tu Alessandro non ti preoccupare, solo tanto a te che te ne fotte, manco sei un ospite, mica. Invece si sente molto l'emozione anche. Ma si sente l'emozione dell'attenzione. Chissà che emozione stai per provare, perché sta per arrivare qualcosa che non ti aspetti, credo. Elisabetta? Dalle paga! No, vabbè. Vado io, aspetta qua, Cosa c'è? Cosa ci regala questa borsetta? Oh, guarda! Ci sono dei calzini? Ci regala? Questo CD, vuoi parlarne tu? Oddio, ma c'è veramente dentro? Unico che appartiene. Allora, questo non sono io, questo è un mio cugino portoricano che si chiama José, che vive, credo, vicino alla Costa Rica. No, più che altro vorrei sapere, Dale Paia, Dale Paca e Rumba Te Tumba, te la ricordi?
Rumba de Tumba no, dalle paia dalle pacà, sì, ma Rumba de Tumba no, erano i primi, quando dicevo la velleitarietà, dove si può spingere, perché una cosa è la faccia tosta, una cosa è il coraggio, questo è proprio in coscienza lo stato puro, perché fu, non è vero, lo devo molto a un amico. Ti conoscono in America Latina per questi In America Latina hits. Organizzo proprio un festival che si chiama Dalle paia dalle pacà, dove io vado, canto la canzone inaugurale e poi... No, vabbè, comunque, era il periodo più spensierato. Io mi ricordo che girai un video alle 8:15 del mattino a Piazza del Plebiscito con comparse trovate lì per lì e poi dovevamo far finta che non so dove stavamo al mare, cioè per darti un'idea di quella che era, però fu un'operazione di grande amore per la musica e diciamo che da lì, grazie a un amico che si chiama Franco Lampirelli, che credeva tantissimo nel fatto che ce l'avrei fatta, per fortuna aveva ragione. Chi c'è? L'ultima carta.